Sì, buongiorno, grazie a Radio Saiuzzo per avermi invitato e saluto tutti gli ascoltatori. Sono l'avvocato Agostino Gennaro della ASLIM Italy e della AMIOPUS. La ASLIM Italy è l'associazione dei liberi imprenditori italiani che tutela cittadini e imprese contro abusi di potere, ma la giustizia in particolare con gli abusi del fisco. Mentre per quanto riguarda l'AMIOPUS, è una onus che opera nel settore sanitario, ecco, quindi a tutela delle persone che hanno anche gravi patologie. Noi cerchiamo di alleviare un po' l'esistenza a queste persone, di dare il maggior contributo possibile affinché conducano un'esistenza più dignitosa, più degna di essere vissuta. Insomma. Quindi e con la ASLIM Italy, diciamo, l'iniziativa più importante, più rilevante che mi preme sottolineare è una sorta di class action penale contro le agenzie delle entrate riscossive che commettono, a nostro avviso, abusi di potere a danno dei contribuenti, riscuotendo, ponendo in riscossione cartelle prescritte, cioè scadute, oppure, diciamo, calcolando interessi non in modo conforme alla legge. Su quegli interessi, diciamo, spesso diventano usurari, calcola altri interessi, cioè anatocistici, cioè interessi sugli interessi. Questa è una pratica contro legge, ma noi questo lo denunciamo. Poi abbiamo, come dire, preso posizione, ecco, a favore degli imprenditori del settore dell'autotrasporto che, diciamo, hanno a seguito dell'aumento del costo del carburante, il gasolio è arrivato a costare quasi 2 euro al litro, hanno subito, diciamo, un forte aumento dei costi di gestione, perché un po' il settore ha subito un grave danno economico, ecco, per cui la normativa italiana, il comma 5, articolo 83 bis, legge 133 del 2008, non funziona così come, diciamo, come articolata, e mentre invece i regolamenti comunitari sono destrutturati, cioè non, diciamo, non solo non funzionano, ma addirittura danneggiano il settore. Poi abbiamo preso posizione sulla legge sul reddito di cittadinanza per le anomalie che ha creato le libere imprese, per esempio, non trovavano personale da assumere perché le persone hanno preferito godere parassitariamente del reddito di cittadinanza, che poi è stato anche, diciamo, riconosciuto a persone che risiedono addirittura in Romania, in Albania, oppure gente che cammina a bordo di macchine potenti come Porsche Cayenne, anche non essendo le proprietà, insomma. E a quelle persone è stato riconosciuto, diciamo, il reddito di cittadinanza. Non penso che una persona che guida una Porsche Cayenne sia in stato di, diciamo, di indigenza, sicuramente non credo, per cui questo, diciamo, sicuramente è un raggiro perpetrato ai danni delle casse dello Stato italiano. Poi abbiamo preso posizione con tutte e due le associazioni contro il fenomeno, diciamo, dei falsi in bianco. La legge 104 riconosce congedo fino a 2 anni per assistere il malato, agevolazioni pensionistiche e molto altro, anche ore di permesso retribuito. Però hanno anche qui architettato delle truffe e ci sono stati falsi invalidi e falsi caregiver, cioè falsi parenti di falsi invalidi, quindi falso su falso, per cui, diciamo, noi abbiamo preso posizione pubblicamente condannando questo tipo di operazioni, questo tipo di situazioni. Per cui siamo presenti nel sociale con tutte e due le associazioni. Io vi chiedo di chi, esso cittadini, imprenditore o persona affetta da gravi patologie o problemi di carattere sanitario, ci contatti al 331-8265-363, che è il numero del presidente, il dottor Fucci Alessandro, presidente di tutte e due le associazioni, oppure chiami lo 0823 48 40 43, oppure l'80 0823 80 51 80, oppure visiti i due siti aslimitalynews.it oppure fondazionemedicali.it. Questo è un po' quello che, diciamo, andava detto sostanzialmente, come non so se lei ha delle domande, insomma, da farmi, se no posso anche salutare. Va bene, allora io ringrazio e saluto, ringrazio lei per avermi invitato, Radio Saiuzzo, e tutto lo staff di Radio Saiuzzo, e saluto tutti cordialmente. Arrivederci.